Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di ottobre 2021. Iniziamo come sempre dagli acquisti per Star Comics, o meglio dall'acquisto perché questo mese ce n'è solo uno e si tratta di Detective Conan volume 99. Dopo un'assenza particolarmente lunga torna anche Conan, che da noi non usciva dal dicembre dell'anno scorso se non ricordo male, ed è un'attesa che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma almeno personalmente non è che sia stata ripagata un granché bene, perché questo volume non mi è piaciuto esattamente come il 97 e il 98. E questo, ripeto, mi dispiace perché il manga sta uscendo sempre più di rado, complici anche le varie pause che ci sono state in Giappone tra un volume e l'altro. Non ho idea se siano finite o se siano ancora in corso, ma c'è stato qualche periodo in cui l'autore appunto si era fermato con la sua pubblicazione e sinceramente non arriviamo, almeno per quanto mi riguarda, alla soglia del centesimo volume nel migliore dei modi. Spero comunque che i prossimi possano piacermi di più. Passiamo dell'unico acquisto per Goen, si tratta di un recupero iniziato da poco, ovvero Karakuri Circus 18, un volume che sorprendentemente mi è piaciuto abbastanza, devo dire, sorprendentemente, perché si tratta di un manga che mi ha sempre preso in modo molto altalenante e l'ultimo, il 17, proprio non mi aveva convinto. È vero che venivo da una pausa di lettura per questo manga molto sostanziosa, però proprio non mi era piaciuto e temevo che avessi fatto male a riprendere questo manga dopo tutto questo tempo. Questo volume però mi ha fatto un po' cambiare idea e spero di trovare piacevoli e interessanti anche i successivi, che sono molti. Passando a J-pop, ho acquistato il volume 5 di Noin, un volume che mi è piaciuto molto di più dei precedenti. Questo soprattutto perché vediamo dei progressi nella trama che io auspicavo da tempo, ma che effettivamente tardavano un po' ad arrivare. È vero, il prossimo sarà l'ultimo volume e da quello che so non sarà una conclusione vera e propria di questa storia, che non so, evidentemente necessiterà di un seguito o di qualcosa. Fatto sta che comunque questo volume mi è piaciuto di più dei precedenti, anche se rimane secondo me il problema di fondo di quest'opera, ovvero che l'autore è veramente troppo democristiano, non si azzarda mai a fare una critica, a fare un'osservazione, una riflessione di quelle potente, di quelle serie che tu ti aspetti in un'opera di questo tipo. Perché se alla fine l'unico motivo per cui fai un'opera sulla Germania nazista è di Hitler con i figli, della genetica, queste cose qua, tanto vale che fai un manga di fantascienza, secondo me, e non una cosa pseudo storica come questa. Ma al di là di questa mia critica, devo dire che appunto si è rivelato questo un buon volume e che mi aspetto una conclusione dignitosa nel prossimo, in attesa di una appunto serie successiva che possa invece essere magari un po' più cattiva e un po' più autoriale su determinati temi, perché qua ho visto troppo conformismo. Passiamo a una novità molto attesa, ovvero Frieren oltre la fine del viaggio, o Frieren, sinceramente non so come si pronunci, spero che qualcuno me lo dica nei commenti. È uno di quei pochi manga che comincio e che voglio leggere solo perché mi ispirano personalmente, mi basta vedere qualche tavola, qualche copertina per appunto mettermi curiosità. È una cosa che succede sempre più di rado ed è una cosa che non necessariamente poi mi porta davvero a acquistare e leggere cose che mi piacciono, perché una delle ultime opere con cui era successa questa cosa ad esempio era To Your Eternity, che per me adesso sta facendo pietà. Però questo volume, questo primo volume, mi è piaciuto, è stato, devo dire, piuttosto soddisfacente. La caratteristica chiave di quest'opera si intuisce già dal titolo italiano, è che la storia parte in un punto, per così dire, delle vicende un po' anticonvenzionale. È la fine, per l'appunto, del viaggio, è la fine dell'avventura che hanno vissuto questo gruppo di personaggi e che devono appunto affrontare quello che viene dopo. E qui la storia per l'appunto si merita il punto dell'originalità per quanto mi riguarda. Inoltre la caratteristica che ho apprezzato di più di questo primo volume, al di là di tutto, è l'immediatezza. È stato un volume molto immediato, molto anche abbastanza veloce, rilassante. È una lettura che secondo me funziona, è scorrevole, e questa appunto è la cosa che mi è piaciuta di più. Per quanto riguarda altre caratteristiche, sono curioso di vedere i volumi successivi e aspetto anche quelli un po' per dare un giudizio
più completo, perché ci sono alcune cose che secondo me potrebbero risultare positive o negative in base agli sviluppi che hanno. Ad esempio, proprio questa struttura narrativa, in buona parte appunto innovativa, rischia di essere anche un'arma a doppio taglio, perché ok, far partire la storia da un punto in cui di solito le storie di questo tipo finiscono e quindi raccontare delle vicende per l'appunto originali, sicuramente interessanti, in modo ambizioso, quindi con tanti time skip e con tanti flashback, però proprio questa cosa di voler rendere molto complessa la narrazione del racconto rischia secondo me prima o poi di generare confusione. Non lo fa in questo primo volume perché qui appunto è l'inizio di tutto, però magari può farlo più avanti, quindi non lo so, è una cosa che non è detto che si realizzerà, però io appunto non vorrei mai che a forza di fare avanti e indietro ping pong tra le varie cose appunto si finisca per perdere un po' la bussola del discorso. Questo avviene perché inevitabilmente c'è un background di questa storia che noi non conosciamo e che è interessante, che vogliamo conoscere, ma che naturalmente ci viene servito un po' a pezzi, a portate, e questo appunto rischia di generare confusione. Spero che non lo faccia, non mi ha dato comunque questa impressione, se devo essere onesto, però mi tengo questa riserva. E concludiamo per J-Pop con un recupero che da tanto tempo dovevo avviare e che di fatto era per me fermo da diverso tempo. Si tratta di Golden Kamuy, di cui ho acquistato questo mese i volumi 8 e 9. Golden Kamuy è una serie che è uscita in Italia tra la fine del 16 e l'inizio del 17 e io l'avevo seguita fin dall'inizio, salvo poi fermarmi al settimo volume perché non riuscivo più a seguire quel grossissimo numero di opere che appunto stavo leggendo in quel periodo, e avevo anche paura che quest'opera potesse, per quanto bella e per quanto mi piacesse, durare più del necessario. Effettivamente è andata e sta andando avanti da davvero tanto tempo, ma i giudizi erano comunque così positivi sul proseguo di quest'opera che ho deciso di fregarmene e di ricominciarla in ogni caso, e non mi sono limitato a riprenderla dal volume appunto a cui ero rimasto, ma ho riletto interamente appunto i volumi che avevo anche prima, quindi sono partito dal primo capitolo e sono arrivato a questo nono volume, e devo dire che mi è piaciuto molto. Non ho un giudizio super entusiasmante nei confronti di quest'opera, che comunque merita in buona parte secondo me l'apprezzamento che riceve, perché ha una trama interessante, ha dei buoni personaggi a differenza di quello che mi ricordavo, ha sicuramente un'ottima ambientazione, un periodo storico che viene raccontato molto bene, che viene descritto bene, ed è un'opera dove appunto c'è una forte immedesimazione. C'è però una cosa che secondo me non funziona un granché in questa storia e che ha continuato a non funzionare tanto bene per tutti questi 9 volumi che ho letto, ed è il ritmo. È un'opera secondo me abbastanza lenta e io ho sempre fatto molta fatica a leggere un volume per intero senza staccare mai. Questo perché è un'opera che nel bene o nel male ama perdersi nei dettagli, anche se fini a se stessi. Quindi è un'opera che, ambientandosi nell'Hokkaido a inizio Novecento, ci racconta la tradizione di questo popolo qui, di questa usanza qua, di quest'albero, di questa foglia, di questo animale. È una cosa a volte molto carina e interessante, tante altre volte può essere solo fastidiosa e d'intralcio. In ogni caso però finisce sempre per rallentare un po' la lettura, il che non è male se siete alla ricerca di una lettura appunto abbastanza lenta, però a volte finisce secondo me per essere un po' ingombrante. Ad ogni modo mi piace, mi interessa e penso che proseguirò appunto a recuperare i prossimi volumi anche in Italia. Se non sbaglio siamo andati ormai oltre il 20°. Passando agli acquisti Planet Manga, ho acquistato il volume 5 di Spice and Wolf nuova edizione. Si tratta di una serie per la quale onestamente il mio giudizio non cambia di una virgola. È abbastanza piacevole, è abbastanza originale ed è abbastanza rilassante, diciamo. Però purtroppo la storia secondo me non è molto interessante, fa il minimo appunto per essere per l'appunto relativamente godibile, ma non mi tiene mai davvero incollato ai capitoli, ai dialoghi, che sono molto abbondanti tra l'altro, e quindi non lo so, non riesce mai ad accontentarmi del tutto. Poi questo concetto io lo ribadisco perché a me sembra una banalità,
ma è una banalità della quale non ho veramente visto nessuno finora parlarne, e cioè il fatto che la componente ecchi, se vogliamo chiamarla così, del manga, la componente soft erotica, secondo me è veramente imbarazzante. Sarà che solo a me fa questo effetto, però un'opera di questo tipo, che fa finta di avere una storia tanto complessa e intricata con il mercantilismo e i complotti e le congiure, per poi avere questo lato di erotismo super spicciolo dove bisogna mettere in mostra la ragazza lupo con le orecchie, con la coda, non lo so, devo essere onesto, è una cosa che forse avrei apprezzato a 12-13 anni, ma trattandosi di un seinen lo ritengo un elemento un po' così. Però vabbè, dai, insomma, non voglio essere cattivo nei confronti di una lettura che tutto sommato non dispiace. Per quanto riguarda i recuperi Planet Manga, ho letto il volume 21 di One Punch Man. È una serie che continua a piacermi esattamente come mi è piaciuta finora. Mi manca davvero poco per mettermi alla pari dell'edizione italiana. Sono molto contento di aver ripreso questo manga ormai diversi mesi fa, perché questo meritava assolutamente, così come Golden Kamuy adesso, di appunto essere ripreso, perché davvero non sapevo cosa mi stavo perdendo. E sempre a tema recuperi, i volumi 15 per Doroedoro, mi sta piacendo davvero moltissimo, e io finora su questo manga davvero non ho nulla da ridire, è bello, è divertente, non presenta cali di nessun tipo. A quanto pare l'unica cosa che potrebbe farmi storcere un po' il naso, seguendo diversi utenti, potrebbe essere il finale, che comunque è relativamente lontano perché è nel volume 23, però per ora, ripeto, non riesco proprio a essere scontento di una lettura che riesce veramente a regalare tutto: emozioni, divertimento, sfondi incredibili, una comicità molto riuscita, insomma, un manga davvero completo. Completiamo questo video acquisti con una piccola chicca uscita per l'associazione culturale Leiji Matsumoto, e si tratta di Cronache avventurose, una delle opere giovanili di Leiji Matsumoto, quando ancora si firmava con il nome di Akira. Ma qui parliamo di un'opera davvero giovanile, così giovanile che non venne pubblicata a suo tempo, perché si tratta di una storia che anche in Giappone è rimasta inedita fino alla fine degli anni 90, quando in realtà si tratta di un capitolo, appunto un'opera che venne concepita e realizzata all'inizio degli anni 50, nel 53 se non ricordo male, addirittura quando l'autore frequentava le scuole medie / primo anno delle superiori. E onestamente non sapevo quanto mi sarebbe potuta piacere una cosa del genere, perché io chiaramente ho un sincero interesse verso pubblicazioni di questo tipo, proprio per motivazioni appunto strettamente culturali e di conoscenza appunto dei grandi autori e appunto del panorama dei manga in generale. Però poi, per quanto riguarda appunto quello che a me personalmente può piacere, chiaramente per opere di questo tipo non ho mai nessuna aspettativa. E devo dire che, cercando di contestualizzare al meglio quest'opera e comprendendo naturalmente che si tratta in fin dei conti di un lavoro amatoriale di un ragazzino all'inizio degli anni 50, ecco, con quest'ottica, questo capitolo, perché appunto è un'opera, ma è praticamente un capitolo, mi è piaciuto. È chiaramente un racconto sconclusionato, senza né capo né coda, dove si racconta il più e il meno alla fine, però appunto, ripeto, visto nell'ottica di un racconto amatoriale, alla fine secondo me è apprezzabile, anche perché comunque, se non mi avessero detto onestamente che si trattava di un'opera amatoriale, onestamente solo per quanto riguarda il lato tecnico e di disegno non l'avrei detto più di tanto, perché alla fine da quel punto di vista secondo me è un'opera abbastanza buona, considerando quegli anni, insomma, quel contesto storico. A questo punto io mi chiedo come mai mi è piaciuta quest'opera qua e non mi era piaciuta qualche mese fa Le avventure di un'ape, che invece è stata la prima opera da professionista dell'autore uscita poco tempo dopo. E il motivo credo che risieda proprio nel fatto che in parte questo l'ho letto appunto nell'ottica che si trattava di un lavoro amatoriale, mentre l'altro era comunque un lavoro da professionista, e quindi magari sono stato un po' troppo critico. Però credo che in piccola parte c'entri anche la prefazione all'opera, che in questa e nella precedente secondo me sono un po' fuorvianti, perché ti raccontano queste opere in modo secondo me un po' troppo altisonante, cioè ti fanno credere, magari hanno ragione, però la mia sensazione è che ti fanno credere che queste siano state delle opere che all'epoca la gente non ha capito, o che comunque come questa non sono state pubblicate, quindi sono delle piccole perle nelle quali però dietro ogni dettaglio si può osservare
un tema fondamentale che poi diverrà importantissimo per l'autore, che si vede in Capitan Harlock, in Galaxy Express, insomma una dietrologia secondo me esagerata, una retorica dove praticamente c'è un messaggio importantissimo dietro ogni cosa, che secondo me alza troppo le aspettative per queste opere, che invece se lette sono carine, però poi per il resto sono di una banalità incredibile, francamente. Quindi va bene ricercare il dettaglio, va bene cercare sicuramente l'inizio di quelli che poi sono concetti che magari si sono sviluppati meglio successivamente, però onestamente io la reputo una visione molto in retrospettiva, volta un po' a giustificare un percorso dell'autore che è stato molto positivo e ricco di successi, però ripeto, vedere in ogni minimo dettaglio, nella bandiera, in quello sfondo, in quelle piccolissime cose, insomma dei temi fondamentali di vita, morte, miracoli, guerre, pace eccetera, a volte davvero mi è sembrata un'esagerazione. Quindi queste sono opere che comunque io consiglio, oltre a, diciamo, il valore in sé, per l'appunto il valore storico, anche per tutti i contenuti speciali che hanno al loro interno, perché sono ricche di interviste, di approfondimenti di vario tipo, e io comunque continuo a sostenere queste pubblicazioni perché mi interessa appunto leggere opere che risalgono ad un'epoca che per noi è in buona parte sconosciuta e almeno per ora coperta solo da alcune delle opere di Tezuka di quegli anni. Per il resto ragazzi, il video finisce qua, ci vediamo al prossimo e aloha aloha!